Salve a tutti! Qui ad Ad Astra sono le ore 14.03 di venerdì 11 dicembre 2020. Ora vi spiego, scialla. Non ho grandi annunci da darvi oggi, ma vorrei parlarvi di un argomento di carattere stagionale. Nei giorni di neve come oggi, sento il gelo arrivarmi fino nelle ossa. Per fortuna, però, la vista di questi fuffissimi fiocchi di neve che danzano nell'aria mi scalda il cuore. Adoro raccoglierli delicatamente con il retino per ammirare da vicino la loro struttura meravigliosa. Oh, accifuffoli! Chi usa l'applicazione laboratorio dovrebbe aver ricevuto il mio schema per la ghirlanda fiocco di neve. Consiglio a tutti gli appassionati di fiocchi di neve come me di realizzare questa fuffosa decorazione. Fa freddo, let's go! Bentornati, ovetti, su Animal Crossing New Horizons! Allora, devo subito spiegarvi perché siamo all'11 dicembre. In sintesi, oggi è l'11 e vi sto appunto facendo questa metà video, insomma, prima di... dell'update del 15 dicembre, perché sì, ci sono, come ho già detto all'inizio del mese, due cose che accadranno questo mese, in realtà di più di due, ma non importa. La prima, l'11 dicembre avrete per forza l'isola ricoperta di neve. In realtà, andando avanti con i giorni, Raimondo, non vuoi trasferirti, vero? Ok, assolutamente no, devi rimanere su quest'isola, mio caro Raimondo. Dicevo, dall'11 dicembre fino al 26 febbraio, a quanto pare, non gennaio, ho detto male la volta scorsa, è possibile trovare delle palle di neve per terra, ok? Queste palle di neve serviranno per creare pallino, che proveremo a creare oggi. Poi, dal 15 dicembre fino a non so quando, però i primi giorni di gennaio, se non sbaglio il 6, dovrebbe cominciare invece a spawnare... Beh, è una cosa che vedremo più tardi nel video. Ora, io non ho modificato così tanto l'isola. L'ho modificata, sì, ma non così tanto. In che senso? Voglio mostrarvi solo che ho spostato il mio giardino delle pietre qui. Ci ho messo i secoli a farlo, ma non importa. Devo inoltre sistemare ancora il ponte qua, ma lo farò, penso, dopo il 15, perché ora come ora sono preso da Hyrule Warriors, ma non importa. E sì, devo ancora spostare le varie case di tutti quanti gli abitanti. Sì, sto rifacendo piano piano tutta quanta Ad Astra. Qui inoltre ho uno spazio extra. Allora, questo coso che io ho mancato prima è un fiocco di neve. Eccolo qua. Wow, è un fiocco di neve. Questi fiocchi servono appunto per creare nuove cose, come la ghirlanda fiocco di neve. Ho già qualche fiocco perché sono andato in una in un'isola che aveva già la data a questa data, ma non importa. Allora, sì, qui ho messo Lupilia temporaneamente e devo modificare alcune cose. Ve l'ho già detto, ci sono ancora un bel po' di cose da modificare qui. Inoltre, devo trovare le palle di neve, ok? Per due motivi. Uno, devo creare pallino. Due, c'è l'ultimo insetto da prendere, ok? L'ultimo insetto che ci manca è lo scarabeo stercorario. Sì, lo so, è strano, ma è lui. Quindi forse riuscirò a prenderlo oggi. Sarebbe una cosa meravigliosa riuscire a farlo. Ok, allora, una è qui, dovrebbero essere entrambe vicine. Esatto, manco a farlo apposta. Oggi mancheremo lo scarabeo stercorario. Non è un problema, ma voglio mostrarvi che casualmente proprio qui è venuto, il... le palle di neve. Però sì, volevo mostrarvelo esattamente qua sopra, quindi manco a farlo apposta. Comunque, stavo provando a dire come creare un pupazzo di neve perfetto. Perché, ovviamente, potete fare un pupazzo di neve a caso o uno perfetto. Io voglio farlo perfetto. Ora, dovete però avere, per fare quello che sto facendo io, l'abilità di poter modificare l'isola, ok? Quindi, do il via ai lavori. Vai, Tonksy Boy. Perfetto. Olè. E... cerchiamo qualcosa che non sia neve. Quindi va bene anche questo, in effetti. Sto provando a contare 10 spazi, perché in effetti sono 10 spazi che servono. Quindi sarebbero così e così, giusto? Fatemi controllare un attimo. 1, 2, 3, 4. Un attimo, riconto da capo, va? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto. Prendiamo un'altra cosa. Vi spiego in sintesi mentre finisco questa cosa qua. Per creare un pallino perfetto, ossia un pupazzo di neve perfetto, dovete creare una palla gigantesca al 100% della sua grandezza, per poi,
ok? Per poi farla passare davanti a 9 tiles, insomma 9 pezzi di terreno che non sono ricoperti di neve, per appunto creare il pallino perfetto, ok? Il ratio perfetto di pallino sarebbe 100 il corpo e 90 la testa, ok? Quindi stiamo attenti, non, assolutamente non buttate giù da una collina o verso case o verso alberi le palle di neve, ok? Fare ciò vi distrugge la palla di neve e sarete bloccati, non potete più fare niente fino al giorno dopo. Non è affatto vero, ok? Potete, attenzione a non creare il pallino adesso, grazie. Potete entrare in un qualunque edificio per resettare pallino, ok? Quindi non preoccupatevi, però sì, ora pallino lo sto creando piano piano. Ora l'importante è non far sbattere nessuno. Ho preso un altro... Ah sì, vero, fermi. Off camera è arrivato un altro abitante da noi, esatto. Al posto di Scriccio, Zanna è con noi. Già, adesso abbiamo 6 lupi, mi sembra. Mi manca un lupo maschio. Ho tutti i lupi maschi, tranne Lupilia, che credo sia... Sì, è l'unica femmina, sì, ma... però dicevo, credo che l'ultimo lupo maschio che ci manchi si chiami Lobo. È il lupo viola. Ok, mi sa che abbiamo quasi fatto e questa palla è già quasi al massimo. Se non è già al massimo. Allora, onde evitare problemi, meglio girare ancora un po'. Farò la stessa cosa anche per l'altra palla, quindi nessun problema. Potrete creare il pupazzo di neve con 2 sfere, insomma, senza problemi, ma... Attenzione, ma, sì, dovrebbe essere fatta. Tanto per sicurezza, un'altra volta, scusate un secondo, ma... ho solo una possibilità per farlo oggi e poi, poi casini. Se ovviamente mandate la palla piccola su quella grande, creerete il pupazzo di neve subito, ok? Occhio. Altrimenti, la grossa palla non va mai sopra la piccola palla, a meno che non è, se non sbaglio, 5% più grande. Però, in sintesi, fate come sto facendo io, non dovreste avere quasi nessun problema, ok? Siamo al massimo? Sì, perché non vedo che sta proseguendo. Perfetto, allora, perché fare pallino? Ci sono in realtà 2 tipi di fiocchi di neve. C'è il fiocco di neve piccolo, che abbiamo preso, e il fiocco di neve grande, ok? Il fiocco di neve grande però è molto più raro rispetto a quello piccolo. Quindi state attenti, miei cari, state particolarmente attenti. Ora, abbiamo fatto questo, quindi tu andrai qui, perfetto. E ora devo creare la sfera grande anche con questa qui, quindi faccio un taglietto perché si fa prima così. Ok, allora, dovrei esserci riuscito, ok? L'importante ora è mandare la palla qui e cominciare a ridurne le dimensioni. Vediamo un po' se ho fatto bene. Vedete che sta calando le dimensioni, anche se di poco. Fatto bene? È un piacere conoscerti. Finalmente possiamo parlare faccia a faccia. Volevo incontrarti da tanto, fin da quando era ancora un miliardo di fiocchi di neve. Mi chiamo Pallino. Non durerò per sempre, quindi divertiamoci finché è possibile con il tempo a disposizione. Trovo proprio giusto condividere con te, che sei così bravo con la neve, uno schema fai da te. Vediamo, trovato, ti mostrerò come fare un albero iceberg. Esatto, adesso potrete creare... Eccolo qui, fiocco di neve grande. Ecco, ora è nelle tue tasche. Usalo per creare un oggetto speciale, che ti faccia pensare a me. È incredibile che questa sia la prima volta che mi crei. Cioè, guarda, mi sono perfetto. In effetti è un bel grattacapo. Ah, se solo potessi grattarmi la testa. Comunque, hai davvero una grande abilità. Sicuramente hai un futuro luminoso davanti a te. Grazie mille, Pallino. Ora, ci ha dato... stop. Ci ha dato un nuovo schema, ossia... questo qui, il pavimento? Non ci ha dato un altro schema? Scusate. Ero sicuro ci avesse dato... Ah, sì, ok, perfetto. A quanto pare posso creare questo? Quando l'ho presa questa ricetta? Non lo so. Però questo qui, l'albero iceberg, è molto importante e ce l'ho già. Ce l'ho già perché qualcuno me l'ha già inviato, ma non è quello il problema, ok? Il problema è che, attenzione a quelli che vogliono completare tutti quanti gli achievement, c'è un achievement per fare pallino per 25 volte, ok? Quindi state attenti. Elfo freddoloso, ok. Non credo ci siano tante altre novità. Cos'è quello? Oh, potrebbe essere grande, anche se non credo, ma... L'ho già detto, quello grande è molto più raro di quello piccolo, quindi dovessi mancarlo, nessun problema. Comunque, non dovrebbero, ripeto, esserci altre novità sulla mia isola. E con il tempo a disposizione che ho, mi sa che sono costretto praticamente già a lasciarvi. Sì, è un update un po' fatto di corsa questo, però un'altra cosa da mostrarvi, perché ve l'ho già mostrata, ma magari...
Sì. Vorrei ricordarvi che ogni giorno vi conviene parlare con tutti i vostri abitanti. Oh, robot, perfetto. Per vedere cosa vogliono per la Toy Day, ok? Per la giornata dei giocattoli. Inoltre qui, nel negozio di Mirko e Marco, è possibile prendere vari tipi di giocattoli. Che se non sbaglio hanno un indice, nel senso sono in un set. Mi sembra che sì, il set si chiami giocattoli, ma non importa quello. Però sì, vi serviranno? Non lo so. Ammetto che non conosco l'evento di Natale di questo gioco. Tutto quello che ho detto che riguarda Jingle, insomma l'arena, è basato su quello che so da Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo, ok? Quindi, oh grazie, quindi potrei aver detto baggianate, ok? Lo dico subito, potrei aver detto, ah, non dovete parlare con tutti quanti. In effetti anche io non sto parlando con i miei abitanti per sapere cosa vogliono per Natale, ma onde evitare problemi. Beh, perché non giocare normalmente ad Animal Crossing, insomma? Ora, cosa mi hai dato tu? Letto matrimoniale di legno. Che io non avevo? Ok, bene. Fantastico! Ora, volevo parlarvi di un'altra cosa. Vi ho già mostrato che in effetti ho... Oh mio Dio, che schifo qua. Ridimensionato un po' il mio frutteto. Tanto per descrizione, per mostrarvi. Qua ho chiuso, ho spostato un po' il fiume. Sono titubante su come procedere per questa fase qua. Probabilmente lì metterò qualcosa. Non voglio metterci una salita perché mi sembra brutto, ma... Sì. Però sì, devo spostare qui una casa. Poi devo mettere un'altra casa a destra. E poi dovrei aver fatto tutto quello che volevo fare per l'isola. Vorrei creare qualche altra cosa, un'altra struttura. Non so come, ma la creerò probabilmente qua sotto, parallela al frutteto. Ma ora come ora non vi interessa. Quindi... Io adesso vi saluto e ci vediamo il 15. Tanto per vedere cosa ho mancato. Artiglio. Oh, tutti a... Okay, vabbè, sì, ovvio, artiglio il 19 e Zanna il 18. Bene, benissimo. Va bene, ci vediamo il 15. Salve a tutti. Qui ad Adastra sono le ore 12:32 di martedì 15 dicembre 2020. E ora passiamo agli annunci di oggi. Oggi abbiamo un ospite in visita alla nostra area per campeggio. Sì, ma non è questa la notizia importante, Fuffi? Per il momento è tutto. Vi auguro una giornata fuffissima. Let's go! Anzi no, perché questa dovrebbe essere la seconda parte del video che ho registrato l'11 dicembre, quindi bentornati su questo video. E si è rotta la retina. Non ho più toccato Animal Crossing, lo dico subito. Quindi, sì, non ho... Oh, c'è Castorino, bene. Quindi non ho fatto niente, mi dispiace. Ups, insomma. Comunque, l'altra volta, se non sbaglio, vi ho parlato di pallino. Ovviamente la palla di neve è qua. Proprio nel punto più complesso da raggiungere. Per... Oh, va bene, non è un problema, però mi dà un po' fastidio. Anche perché, se non sbaglio, dov'è l'altra palla di neve? Dov'è l'altra palla di neve? Vabbè, facciamo una cosa. Intanto se provo a distruggerla, voglio mostrarvi che... Dai. Oh no, ho distrutto la palla di neve. Come faremo adesso? Entrando nella vostra casa, ok? O in un qualunque edificio e riuscendo, dovrebbe respawnare la palla di neve. Ho letto, tanto per... che ogni tanto può non respawnare perché dovete a quanto pare uscire dal... dal field of vision, insomma, della palla di neve, del punto di spawn. Dovrebbe spawnare circa nello stesso punto. Non l'ho fatto, quindi avevo ragione. Devo andare un po' più lontano, ma non è un problema. Quindi, che dirvi? Oggi volevo parlarvi, in realtà, dell'altro lato dell'update invernale. Oh! Ok, dimmi, caro. Ehi, mi fa piacere vederti. Ok. Oh! Ok, mi ha dato una ghirlanda festiva. Grazie, caro. Se la appendi alla tua porta verranno tutti a fare jogging dalle tue parti per ammirarla, vedrai. È un peccato il fatto che io... Perché dici... Oh no! Ok, vi spiego. Raimondo ha deciso di chiedermi... prima dell'11 dicembre, ovviamente. Devo prendere un altro retino, bene, mentre parlo lo faccio. Che non voleva più dire alcune cose, ok? La sua frase finale, insomma... e quindi io ho detto, ehi, perché non dire miau? Perché miau ha senso, visto che è un gatto. Adesso però, a quanto pare, anche altri abitanti hanno preso quel modo di dire, insomma. Quindi siamo un po' fregati. Già, abbiamo un cane che fa miau.
Stavo provando a dire prima che mi dispiace un po' per Teo, perché in effetti... Oh, parlando di Teo, cane, sarebbe stato il prossimo abitante ad andarsene via da ad Astra, perché c'è un abitante che vorrei, e se... Non so se mandare via Teo o se non mandare via nessuno, più che altro perché non mi va. Però, sì, tanto per dirlo. Ora, l'altro lato dell'update. Fatemi parlare, per favore, prima che me ne dimentichi. È possibile adesso, dopo il 15 dicembre, cercare... Eccoli qua! Questi abeti qui. Questi abeti qui sono molto particolari. A quanto pare, circa il 50% dei vostri abeti può diventare così, ok? Una volta che è diventato così, o manco a farlo apposta, possono cadere dall'albero delle decorazioni. Le decorazioni sono di tre tipi: sono rossa, blu e gialla. Manco a farlo apposta, quella gialla è la decorazione più rara, a quanto sembra, da far cadere. E ne ho prese due, perfetto. Il punto è che io vorrei anche mostrarvi quella blu. Quindi appena quella blu... Ne ho prese tre gialle, quando le gialle, ripeto, dovrebbero essere le più rare. Altra cosa, esatto, pallino non c'è più. Perché? Pallino dopo quattro giorni si scioglierà, ok? Anche se siamo ancora a Natale e è inverno, quindi non dovrebbe sciogliersi, ma dopo quattro giorni si scioglie. Quindi non avrete più pallino. Se l'avete fatto perfetto e parlate con lui ogni giorno, vi darà a quanto pare sempre un fiocco di neve grande, se è perfetto. Vi ho già mostrato prima come ottenere pallino perfetto, quindi ve l'ho detto. Ora, se è Marshall Scott, mi arrabbio. Non credo sia Scott, perché è impossibile che io trovi Scott adesso. E infatti, chi sei tu? Vai via. Però, sì, l'ultimo personaggio che vorrei sulla mia isola è Scott, lo scoiattolo, insomma. E volevo mandare via Teo, ma ditemi voi cosa ne pensate. Non mi va di mandare via Teo, più che altro. Sarebbe interessante trovare però una ricetta... Visto che, non lo so, abbiamo appena ottenuto queste sfere qua e noi non abbiamo ricette da... che usano queste sfere. In effetti, scusate, voglio andare in casa di Tenerina quando Tenerina non è in casa? Come no, come no. Comunque, altra cosa, le palle di neve che sono lì, hanno per caso fatto spawnare lo scarabeo che mi serve? Perché mi serve lo scarabeo? Fossi riuscito a... Aspetta un attimo, magari sono qui? Ok, sì, questa è la casa di Poldo, se non sbaglio. In effetti, perché io ho Poldo sulla mia isola? Non è che lo volevo, è arrivato da... mi sono morso il labbro. È arrivato da solo. Sta creando qualcosa però, quindi Poldo! Evviva, finalmente mi hai parlato, era da un po' che volevo salutarti. Sì. Quindi forse Teo resta e se ne va via Poldo? Vedremo, vedremo. Segnale direzionale, ce l'ho già. Peccato, se lo sanno tutti come fare il segnale direzionale, caro. Adoro il fatto che lui è un polpo takoyaki e ha uno stand per mangiarlo, credo. È strano, ma non importa. Quindi, bene o male vi ho mostrato che è possibile prendere anche le decorazioni natalizie dagli alberi, solo che almeno una ricetta la volevo per, non lo so, mostrarvi com'è possibile fare roba. Non è possibile ovviamente ottenere due ricette nello stesso momento, quindi se un abitante sta craftando un oggetto non posso craftare, non posso andare in un'altra casa per prendere un altro oggetto, come vi ho detto non ho fatto ancora niente qui, lo so. Scarabeo? No? Ok, allora buttiamo le palle. Oh, ok, sono troppo piccole, non posso creare pallino. Buttiamo le palle qua. Perché non voglio avere il pupazzo di neve. Esatto, si scioglieranno dopo un po'. Ora, dovrei in effetti ricreare pallino. Quello sì. Però... non so che dirvi. Sono un po' diversi, tanto per sapere. Vediamo un attimo. Mostra a tutti. Questo è di questa grandezza, ok? E questo è molto più grande, quindi sì, c'è differenza di grandezza tra i fiocchi di neve. Probabilmente si possono distinguere a vista. Io non sono mai stato così bravo. Però l'altra volta vi ho detto, anche se non sbaglio, che io ho già ottenuto alcune cose di pallino. E quindi perché non mostrarvele nel mio sgabuzzino? Qui magari. Allora, eccola qua. La poltrona iceberg, è il set iceberg. Il bancone iceberg. Il tavolo iceberg. Il letto iceberg. Ripeto, sono cose che mi hanno dato, eh. Non le ho craftate io. Arco iceberg. Altre cose ci sono, se non sbaglio. Non so dove, ma ci sono.
sono già finite? No, ok. Divisorio iceberg, albero iceberg, e di questo abbiamo anche la ricetta, l'abbiamo presa l'altra volta. Statua iceberg. E credo basta. Aspetta. Sette di ghiaccioli iceberg. Esatto, ne ho due tipi, ma sì, sono anche questi parte del set, se non sbaglio. Altro? Credo proprio di no. Sì, io attualmente ho solo questi oggetti. E la boccia acquario è perfetta per lo stile sirena, ma lasciamo perdere per adesso. Bene, mi sa che ho davvero fatto... sì, ok. Quindi, se non possiamo fare nulla qui, direi che posso anche già salutarvi. Volevo vedere se era possibile far spawnare, non dico forzatamente, ma quasi, lo scarabeo. Perché, ripeto, abbiamo preso la... Sì, ok, perfetto. Perché mi serve per... Perché sì, è l'ultimo insetto che ci manca in tutto il gioco. Quindi sarebbe utile, non lo so. Allora, vediamo se sono respawnate le palle di neve oppure no. No, ok. Il fatto che non siano spawnate vuol dire che probabilmente si sono semplicemente spostate. Quindi adesso vedremo. E altra cosa che non vi ho mostrato l'altra volta. Qui ho creato un nuovo tipo di rampa, ok? È una rampa che abbiamo in realtà già visto, questo qua. Però non ne ho mai creata una così. Perché non mi andava, ho sempre fatto rampe naturali, mi sono fatto scrocchiare la mascella, che dolore! Non potete immaginare quanto mi stia facendo male, e sì, lo so, le zucche crescono ancora anche d'inverno, lo so, non ha senso, ma per il gioco magari senso lo ha. Allora, nessuno scarabeo qui, e l'altra palla, nessuno scarabeo. Bene, non dovrebbero despawnare se non le toccate, ok? Quindi adesso... Tanto per sicurezza, voglio vedere, se entro ed esco da una casa, è possibile che spawni lo scarabeo? Controllerò questa cosa per 5 volte, questa esclusa, farò un taglio, ovviamente per non annoiarvi, spero di riuscire a trovare lo scarabeo. Vediamo un po', lo scarabeo si vede, non è che non si vede, però spero di riuscire a trovarlo, magari sposto... guarda, l'ho spostata, ok, vediamo se spawna oppure no, tanto per meglio tenere il retino pronto. Ok, allora, ho fatto il via vai per 5 volte, sono anche andato a fare un giro, tanto per, ho lasciato anche passare giusto un po' di tempo, ma non è successo niente, quindi a quanto pare oggi sfortunatamente non vedrò lo scarabeo, ma non importa. Oh, no, 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 oh, fermi, l'ho dovuto chiamare in questo modo a quanto sembra, date il benvenuto all'ultimo insetto che mi mancava. Quindi ce l'ho fatta! Ho preso tutti gli insetti. E ora che ci faccio con questo retino? Puoi prenderci altre cose? Comunque sì. Neanche a farlo apposta. Giuro che non l'ho fatto apposta. Mi sono distratto per un po' di tempo. Ma adesso abbiamo tutti e 80 gli insetti del gioco. Tutti. Tutti quanti. Ci manca solamente un pesce. Per tutta la collezione di tutti quanti gli insetti, pesci e creature marine. Guardate. Tutto quanto fatto. Scarabeo stercorario. Raro. Rario, ok. Qua anche abbiamo già fatto. Abbiamo anche donato il... Non ho donato il... Oh. Vabbè, comune, scialla. Il Taimen, che si trova qua sotto invece, sarà una sfida. Come ho già detto, se non sbaglio l'altra volta, insieme alla trota dorata, è il pesce di fiume più raro del gioco. Quindi spero di riuscire a fare qualcosa di decente. Però per il momento abbiamo preso quello che volevo. Quindi ora, tanto per, creerò un altro pallino e poi vedremo che altro fare. Opla! Mio caro pallino, bentornati! Per tutti i fiocchi di neve, ce l'hai fatta, io non riesco a crederci, non hai sbagliato nulla! Il colore, la brillantezza, le proporzioni, è tutto perfetto come l'altra volta. Vi ho già svelato come creare pallino prima, no? Quindi adesso, oltre alla ricetta, eccolo qua, pupazzo di neve iceberg, mi manca se non sbaglio, e fiocco di neve grande, grazie mille, grazie mille. Ok, quindi adesso, tanto per, controlliamo se abbiamo fatto, o meglio, cosa abbiamo sbloccato. Eccolo qua, questo mi mancava per esempio, bene. Ora... Come ultima cosa, e ancora non ho capito perché non l'ho fatto l'altra volta, ma... dov'è? No, devo fare... No, fermi, stop. Allora, devo fare una foto per concludere l'episodio, quindi, allora, se inquadro pallino e me, magari un po' più così, se guardo la telecamera e faccio così, e poi brividi di freddo... È perfetto, è seriamente perfetto. Quindi, io adesso vi saluto. E un'altra cosa che vorrei dirvi è che...
com'è che si chiama, le varie ricette delle decorazioni, ossia di questi alberi qua, insomma, si possono trovare o con i regali nel cielo o andando ovviamente nel... davvero gialla? Ok. O andando nelle case dei vari abitanti, oppure tramite le bottiglie. Oh, finalmente una blu. Quindi sì, è un po' più randomica come cosa. Probabilmente riuscirete a prendere più il set iceberg di pallino che il set delle decorazioni, ma è tutto possibile, quindi vi conviene provarci. Io non vedo l'ora che sia il 24, se non sbaglio, si festeggia su Animal Crossing Natale, perché mio Dio, se il set di Jingle, la renna, insomma, è lo stesso su New Leaf, è lo stesso di New Leaf, ok? Sarò felice come non una Pasqua, ma un Natale, sa, già. Quindi, io adesso vorrei salutarvi cercando una cosa. Non è che per caso ho messo il pingo nel deposito, tanto per... No, non è qui. Bene, questo vuol dire che sfortunatamente ho venduto il mio pingo. Che, come vi ho già detto, però... fortunatamente non è raro. Ok, quindi potrei in realtà provare a pescarlo anche adesso, credo. Vediamo tanto per, se ho ragione. Pingo pallino. Dicembre, tutto il giorno. Di grandezza, se non sbaglio, è abbastanza piccolo, quindi proviamoci. Dai, magari lo trovo adesso. Allora, vediamo. La grandezza dovrebbe essere poco più grande di questo. Quindi magari è proprio questo, non credo. Dovrebbe essere della grandezza sbagliata. Però è un pesce molto comune, quindi magari è lui. Ah, perfetto, manco a farlo apposta. Ecco il pingo. Quindi ricordavo la grandezza del pesce. Però a dicembre ho cominciato il mese prendendo tutte le creature marine. Adesso che è il 15 sto prendendo tutti gli insetti. Spero di riuscire a trovare il timer, ma... tu! Chi è? Per tutti i goofy, scusami, non voglio allungare di troppo questo video, ma voglio donarti ben due cose. Ok? Così almeno non mi chiedi neanche di parlarmi dello scarafaggio, che tu odi sicuramente. E con questo... Dai. Ah! Confesso di essere combattuto. Combattuto tra la gioia per questa collezione completa e il ribrezzo per tutti gli insetti presenti qui. Non farci caso, credo che la gioia prevalga. Dopotutto, sono di fronte ad un'opera completa. Per quanto mi costi ammetterlo, il museo trae beneficio da questi esseri dalle tante zampe. Credo di doverti ringraziare per aver portato qui tutti gli insetti tutti questi esemplari. Ci riuscirò, Tonks. Ok, ci manca un articolo in tutto il museo. È l'ultimo pesce da prendere. Si prende però dopo le 5 di pomeriggio, quindi... va bene, io quindi davvero vi saluto. E nella prossima parte sarà Natale. Quindi, sì, a meno che non decido di fare un live di Animal Crossing, ma vedremo. See you next time, baby. E sì, questo è Registeel, ok?